Invasione e Vendetta! Chuck, Sisbusta! Here we are! La nuova serie di Yu-Gi-Oh! La serie di novembre, l'ultima serie dell'anno, serie dei set ufficiali, poi ovviamente ci sono le serie speciali, che uscirà un'altra seriettina speciale, però quelle principali, di quelle principali, la quarta uscita dell'anno, quarta e ultima, Invasione Vendetta, in inglese Invasion Vengas Venga Boys, chiamatela come preferite. Anche qualche parola, no? Invasione Vendetta. Invasione Vendetta, diretta, proprio cattiva. Signor Stefano, la tradotta è il nome, poi chiediamo al signor Stefano che ci guarda sempre, delucidazioni. Non possiamo svelare chi è il signor Stefano, però qualcuno lo sa, però fa niente. E vediamo questa Invasione Vendetta, siamo alla ricerca di una cartina che è fatta così. Che nell'unboxing inglese che ho fatto poc'anzi, cioè prima di questo qua, l'abbiamo trovata, la troveremo anche quello italico. Speriamo. Si parte, che dire, è tempo di sbustare, è tempo di schiappare. E vai, prima busta! Scatola dei gioielli di Pandora, preda pianta calamaro drossera. Cioè questa è un po' complicata, c'è una pianta che va del calamaro che va in giro la sera. È scritto così, noi non c'entro niente. Sibra, cavaliere specchio, Sibra che è già un archetipo che conosciamo. Fiore Cardian o Kardashian, acero con cerbiatto, anche se molti preferiscono Kardashian. Aroma serafia rosmarino. E c'è una fatina, cioè questa è la fatina che usa molto rosmarino. Piano generale spirale, l'archetipo spirale che ritorna. Artista amico, l'anguilla sigillo, carino, l'anguilla sigillo. E canino tauro, ragazzi, il canino tauro sembra un dentino cattivo, invece è semplicemente un mix tra un minotauro, un cagnolino e un'armatura. E doppio zipper, spettacolare la serie italiana, ci sono delle traduzioni che sono fantastiche. Cerbiatto, è un ragù. Potrebbe essere. È un sugo con le paste. Come le paste, aspetta, benissimo. Vorrei un sugo all'acero cerbiatto, ma attenzione, si vede ultra, si vede... Criston Phoenix, questa non l'hanno tradotta, l'archetipo Criston è rimasto Criston, un po' complicato, però fa niente, Crystron sarà, vabbè fa niente, Chrysler Phoenix, quella favola addormentata, attenzione, Psy, struttura multiprocessore, Chimi, creatura, Oxyox, and potenziale Cristolico, ragazzi, mega sciolilingua, Crystron, Prassio Tartaruga e sempre lui Amethyst Viverna, non me l'avete fregato. Vale abbreviare. Sì. Polichimi creatura, Idrago, però ragazzi, spettacolo. Bene, va bene, bene. Siamo alla seconda busta, ho già finito la voce. Cominciamo bene, vabbè, fa niente, c'è quarantena. Eldonia, Paleozoica, cancello di evocazione. Intuizione a Chirossi, attenzione, carta dedicata ovviamente al dragoniero Chirossi e Crystron Emetrix, la super rara della busta, sincro, macchina sincro effetto, l'anguilla sigillo, fiore cardiane e doppio cyper o siper, che dir si voglia, ognuno sceglie un po' come pronunciarlo, ovviamente la pronuncia ce n'è una, ce ne sarà una sola, ma a noi ci piace variare. C'è Doki Doki, attenzione carina, Doki Doki mi piace, il retigulliano Melma Junior, Crystron Prassia Tartaruga e la rara Samurai super pesante ninja Sarutobi o Satomi, la scelta. Eccola qua! La geretta dell'acquisizione, che in italiano è un nome molto più pronunciabile rispetto all'inglese. La leggiamo, come abbiamo fatto nell'unboxing inglesico, perché quando si dice Giara, si dice carta sgrava. Scegli come bersaglio tre mostri banditi, mischia tutti e tre i mostri nel deck, poi pesca una carta, puoi attivare una sola gara dell'acquisizione per turno, niente male, niente male. È carina perché puoi farla anche con i mostri avversari. Interessantissima, eh? Spettacolo e il resto della bustina con mare che sono venuto a fare, che noi volevamo la traduzione di questa carta, che in inglese si chiama mare, ma l'altra l'ha lasciata mare, evidentemente c'è il traduttore o magari anche il signor Stefano, sono fan di Luca Carboni, gli piaceva mare come nome e l'ha lasciato, perché in inglese, Luca mi spiegavi prima, mare vuol dire destriero, anche cavallo, esatto, si con cavalluccio marino, esatto, invece qua mare più divertente. Artista amico Flippi Ippopotamo, il nostro ippopotamo
Cazzato nero, madò. Carcello di vocazione, scatola dei gioielli di Pandora, polichimi creatura di drago, 9 pilastri dello Yang Xing, tornano gli Yang Xing e Crystron Amatrix, abbiamo già trovato il fiore Cardian, potenziale Crystolico e Crystron Rose Nice. Questi mostri Crystron non volevano tradurli, hanno deciso che i mostri effetto rimanevano uguali. E vabbè, ci sta. Noi, che dire, rispettiamo le scelte degli amici traduttori. E adesso però è tempo di trovare una carta secret. Magari non adesso. C'è l'affascinante personale del Resort. Che come Luca l'hai chiamata tu? La Bond Girl, esattamente. Poi c'è il spettacolo, il cambio giraffa. Devo fare la collezione di tutti gli artisti amici. Poi un giorno faremo un video solo di carte artista amico, perché hanno dei nomi spettacolari. Poi c'è fusione Pieta Metalfosi, super rara la busta. E la rara me la son persa. E no, non è vero, mi sono perso troppo io. Troppo affascinante. Bene, continuiamo. Inov, 24 bustine, il nostro box invasione vendetta. E c'è la fattucchiera Nucleo di Drago, la carta giallona, il mostro giallone, 8 stelle, Drago Tuner, 2-3, 3000 di difesa. E Genesi Tavo Cavaliere, distruggi carte magia trappola sul terreno pari al numero di altre carte Tel Cavaliere che controlli, quindi carta specifica per l'archetipo Tel Cavaliere. E il resto della bustina con un Mel Cyber Rapace gemello, che però non è una carta gemello, non è un mostro effetto gemello. Adesso ne troviamo un altro è gemello. Perché ce ne sono due. Attenzione, c'è Benedizione del Folletto, Fiore Cardian con Cincer Farfalla. È un, se tu vai sullo Zalinchelli non esiste questo nome. Comunque Cincer Farfalla è nuovo. E piano generale spiarale, il resto della bustina con il Crystron Rose Knight. Vediamo emozioni, boss. Qua è secret. La secret deve arrivare. La secret potrebbe essere qua. No, c'è ultra. C'è Deng Long, primo degli Yang Xing. Un mostro sincro, William Sincro Tuner effetto. 0 di attacco, 2-8 di difesa. Poi il nostro mini ce lo presenterà nella presentazione. E c'è anche un bel Drago Meteora impatto occhi rossi che potrebbe significare questo occhi rossi che serve per un mazzo occhi rossi. Ovviamente. E vediamo, continuiamo, c'è un bel missione spiarale, attenzione che là ci vuole sempre. Un'altra giara dell'acquisizione, niente male, doppia giara, voglio fare. Acquisiamone ancora di più. Esattamente, quindi puntiamo al 3x di giare. Sarebbe un bel box, 3x di giare, niente male sarebbe. Però, vediamo. Fiore Cardian con Cinger Farfalla e Crystron Quando, sempre nome originale. Il resto della bustina abbiamo trovato giustamente il Cyber Rapace gemello, perché è gemello, come giustamente il nostro Luca ci faceva notare poc'anzi. Non abbiamo ancora trovato la secret. Com'è questa storia? Attenzione, c'è barriera dimensionale! È lei, l'altra secret! Oltre al rospetto, c'è lei, la barriera dimensionale. Sono due le secret migliori dell'espansione. Questa l'abbiamo trovata nel box inglesico, questo nell'italico. E sai quella se... terza? La terza chi è? La terza che abbiamo trovato per ora. Esatto, che non è qua, l'abbiamo già messa nelle retrovie. Però... Andiamo alla caccia ancora, perché c'è ancora una sigla da trovare. Ancora 12 busti da aprire. Tubers and Tubers. Tubers maschi e Tubers femmine. Samurai super pesante, anima pacificatrice, nome cortissimo. E un bel Behemoth Subterrore, Stigo Kraken, la scelta. E il resto... Stigo Cracco, esatto. Se è più chef, è Stigo Cracco. Attenzione, si continua. Attenzione, c'è... Fine del Clivita, giusto? Clivita. Sì, è un gioco di parole con civiltà. Esatto, Clivita, vabbè, Clivita, però manca l'accento. Signor Stefano, segnali traduttori che manca l'accento. Crystron Quan, un altro Crystron Quan. È un bel Frode congelata, la carta che nella sua artwork ha questo simpatico omino che è protagonista della carta Corruzione Oscura che abbiamo visto per tanti meta in tanti mazzi. La Dark Bribe, che uscì inizialmente solo promo, molto molto difficile. E attenzione,
Oscurte il cavaliere Batman, no, Batlamius o Daltanius, c'è un mix tra Batman e Daltanius. Un guerriero XS effetto ultra raro, 2006 di attacco, 550 di difesa, 550, sono carini i mostri che hanno anche il 50, il resto della busta con un bel intuizione occhi rossi come carta rara. E poi il nostro Mini ci presenterà l'espansione e ci creerà i deck della settimana, il mazzo della settimana sui nuovi archetipi che troviamo in questa serie. E abbiamo anche un bel resort spierale, giustamente c'è la Bond Girl che serve ai tavoli, e i nuovi pilastri, lo Yang Zing, carta rara, un bel combattimento reticoliano. Guardiamoci anche le... questa d'altra volta è Crestron Fumo Tigre, è il Fumo Tigre, no, quello è il Fumo Tigre, Fiore Cardian Acero Cerviato, Eldonia Paleozoica Fuoco Cavalieri Uniti, e un Criston Ametistiverna. Ametistiverna, vabbè, quello comunque. Chiaro. Chiarissimo, chiarissimo. Continuiamo. Continuiamo, siamo alla ricerca di questa carta pro italica. Troviamo invece Sincro del Re, super raro. Carta rara, super coi coi. E il resto con biglietto regalo. Sarà come la mitica carta regalo questa. È un po' diversa, però l'Arthur te lo ricorda. Esatto, leggiamola, visto che ci siamo. Il tuo avversario scarta tutta la sua mano, poi pesca 5 carte, puoi attivare solo un biglietto regalo per turno. Carina, carina, carina. Niente male, potrebbe carta cattivella, magari in qualche mazzo potrebbe trovare spazio. E attenzione, Criston Quan, il terzo che troviamo, è un bel Behemoth Superiore Cunicolo. Là, è un bel, c'è anche il nostro Flip Ippopotamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buste. 6 buste per un sogno, per una rana, per una carta che ci farà saltare. E vediamo cosa troviamo. Fusione piena metalfosi, la super rara, e un bel Polichimi Creatura di Oix Orco. Di Oixi Orco, cioè, perché fate questi nomi? Vabbè, quello è il nome, comunque. Strano, un po' brutto da dire, però purtroppo è così. Andiamo avanti. Ale, Resort Spiarale e Riflessione Sciabola. Oh, carino questo Arthur, questa X in mezzo per gli Sciabola X. Niente, una cartina per gli Sciabola X. Sì, ce n'è anche una per gli Allini, non so se l'abbiamo già trovata da qualche parte. Interessante. Ma. Drago Cometa Nera Meteora, bellissimo questo ritorno, di questo ritorno tra virgolette. Perché, Luca? È un remake. Questo remake, esattamente, e anche Missione Spirale Assalto. Carta, questo Drago Fusione Effetto, 3.500-2.000, molto molto interessante. Poi nella presentazione vedremo il remake effettivo. Costruiremo la storia, ci spiegheremo la storia, costruiremo la storia. Ma attenzione, carta nera, vola Chimi Creatura, Meti Drago, and Aroma Serafia Rosmarino. Due buste e manca la Secret. Ti senti un po' balzante? Mi sento un po' balzante, c'è Sincro del Re. Potrebbe voler dire che in quella busta, in quel qua c'è una Secret. Attenzione, ma attenzione, attenzione. Vabbè, non mi interessa la busta, perché qua ci potrebbe essere una Secret. Vediamo! Vediamo! Suspense! Da sotto, come fanno in negozio ogni tanto, che li vorrei uccidere quando fanno così, però ognuno sbusta come preferisce. Vabbè, andiamo avanti, da davanti. C'è anche Marrella Paleozoica, c'è Samurai Super Pesante, Anima Purificatrice, e non è nera, è Secret, è Piena Metalfosi, Alka-Seltzer, Alka-Seltzer è più divertente, Piena Metalfosi, Alka-Seltzer, è un psicofusione effetto, 0-0. Com'è? Non è la rara. Non è la rara, vabbè, pazienza, si sperava nella rara, invece no, la Caesar non è Caselze. Il rospo. Si chiama davvero rospotente. Vabbè, pazienza, troveremo nel prossimo box. Bene, YouTubers, ci siamo sbustati la versione italica di Inov, Invasione Vendetta. E che dire, seguirà prossimamente anche la presentazione. Da King Magni alla regia, da Vox all'unboxing, tutto. Ci vediamo, ciao. Alla prossima, goodbye.